vuoi sapere? Per esempio, per quanto altro tempo saresti andata avanti senza dirmi niente, Elena? Non lo so. E il tempo di chiarirmi le idee. Mi dispiace. Ti dispiace? Cioè, tu avresti continuato a ingannarmi per chissà quanto altro tempo, è l'unica cosa che ti viene da dirmi e mi dispiace. Lei che cosa ci fa qui? Non mi fai entrare? Forse non ci siamo capiti. Io non la voglio mai più vedere. Se ne vada immediatamente. Si vede che non mi conosce. Mica mi faccio mettere alla porta così io. Io vorrei fare qualcosa di concreto per te e tuo padre. Dai, zia, ma tu c'hai già un sacco di problemi. No, io dico sul serio. Dai, magari ne parliamo un'altra volta. Certo che ce l'ho un progetto. Voglio vivere con Michele e avere dei figli con lui. Se ne sei così convinta, perché ti agiti così tanto? Mi agito perché... perché non sono affari suoi. E non voglio che si intrometta più nella mia vita. Io sono un inguaribile altruista. E ormai poi ho preso a cuore il tuo caso. È una fatica sprecata. Perché io il suo aiuto non lo voglio. Né ora e né mai. Non voglio niente da lei. Ed ora per cortesia se ne vada. E va bene. Ma renditi conto che stai commettendo un grave errore. Per l'ultima volta, Elena, tu credi davvero di potercela fare da sola? Io ho sempre fatto tutto da sola. E ho anche ottenuto ottimi risultati. Ah, sì, uno spot di terzo ordine e un servizio fotografico, bei risultati. Se ne vada. Prima però guardami negli occhi e dimmi veramente se vuoi sprecare la tua vita cambiando pannolini e pulendo la casa. Cos'è, questa è la tua massima aspirazione? Sai, mi avevi quasi convinto con tutte quelle chiacchiere sul tuo progetto. Ma a quanto pare c'è un'altra persona che devi convincere. Te stessa. Ma ti pare che quando cerco una cosa io la trovo subito? Che cosa hai perso? I guanti da lavoro, l'hai visti, no? Guarda sotto il lavandino. Raffaele, certo che... stai bene con la barba? Chi l'ha messi qua dentro? Vabbè, io vado, eh. Ciao. Ciao. Prepararmi, mi ha dato. Tesoro, un attimo, se non mi metto qualcosa di più comodo. Maresciallo, carissimo! Ah, questa sì che è un'accoglienza. Io ho sempre detto, voi siete un simpaticone. Sì, ma non mi mettete in cerimonia per me, non è il caso. Cerimonia, metti in cerimonia per lui. Ma chi sei? Ma che vuoi oggi? Che è pure un giorno di festa, che vuoi? Dolcetto o scherzetto, maresciallo? Che cosa? Maresciallo, oggi è il vostro giorno fortunato. Ho messo i saldi di fine Halloween. Ho seguito quel consiglio che mi avete dato voi. Quale consiglio, Pina? Come quale consiglio? Ma lasciare la strada e mettermi a vendere porta a porta. Io oggi sono l'imprenditore di me stesso, eh?
Sì, però Pina, oggi non è cosa, non è giornata, ti aspetto una persona, perciò vai, dai. No, ma Sciacqua, qual è il problema? Non aspettiamo assieme, così io il campionato lo faccio vedere a tutte e due. Qua tutta roba originale, garantita, sì, sì, autentica. Ho un'idea migliore, tu adesso te ne vai così io finisco di prepararmi, dai. Ma che fate, ma Sciacqua? Caccio gli acari, non vedi che faccio? No, ma Sciacqua, questo voi non me lo dovete fare. Proprio voi, voi che siete la forza pubblica, e voi dovete dare una mano all'imprenditoria giovanile. Sto dando una mano, ma non vi faccio lo sconto, soprattutto lo stock. No, sono due per tre, quattro. Maresciallo, è rimasto l'impermeabile chiuso dentro la porta. Poi si fa il segno, maresciallo. Vedete le chiavi, maresciallo? Vedete, no, le chiavi, maresciallo? Vedete? E secondo te le chiavi che ce l'ho dentro l'accappatoio, sì? Viva e viva, veramente bravi tutti. E adesso entrano in pista le ultime tre coppie per questa splendida gara danzante. Non mi arriva, c'ho paura. Ma mica paura, un grido. Rilassati, non ti preoccupare, pensa a seguire la musica. A questo punto mi sembra inutile perdere altro tempo con te. Finalmente ci è arrivato. Ti ho sopravvalutata, Elena. Credevo che fossi ambiziosa. Invece sei come tutti gli altri. Una che ha paura di vincere. Può darsi. Ora che ha fatto la sua bella analisi, questa è la porta. Ma come fai a non capire? È un errore imperdonabile non cogliere al volo le occasioni. Soprattutto quando ce l'hai a portata di mano. Ma perché si ostina così tanto con me? Ci sono donne molto più brave a cogliere occasioni come questa. Può darsi. Ma nessuna ha il tuo talento. Ciao. Elena, che sta succedendo? Che ci fa lui qua? Elena, mi rispondi? Che cosa ci fa Roberto Ferri a casa nostra? Sono venuto per parlare con te. Maresciallo, arriva questa benedetta chiave? Maresciallo. Ah, maresciallo. Allora, l'avete fabbricata nuova nuova, maresciallo? Mi sa che l'hanno presa Franco e Angela. Come Franco e Angela? E mo? E mica possiamo stare qua tutta la notte, maresciallo? No. Che peccato. Un trench praticamente nuovo. Ecco qua. Questo lo lascio per souvenir. Arrivederci. Ma dove vai? Vai, vai da qui. Prima combini qua e poi te ne vai. Aspetta. Dove ce l'ho? Dove l'ho messo? Ah, eccolo qua. Ecco qua. E che sarebbe questo? Palla antistress, voi potete stare qua tutta la notte, ma passa subito, ma giocate sulle mani, va benissimo. Vabbè, maresciallo, calma, un momento, c'è il rimedio a tutto, un momento. C'ho qualche altra cosa, sicuramente. Ecco. Ah, ecco qua, eh. Ecco il mio tesoro, maresciallo. Favorite, un po' di luce. No, questa neppure. Pina, chi ti ha dato tutte queste chiavi? Maresciallo, non mi distraete, per cortesia. Sto lavorando. Maresciallo, sei spezzata? Ruinoso. È una cosa a cui tengo molto e che in qualche modo ci accomuna. È possibile arrivare al dunque o dobbiamo continuare a girarci intorno ancora parecchio? Si tratta di un progetto editoriale. Tu sicuramente conosci i giornali a diffusione gratuita. Vagamente, ne ho sentito parlare, sì. E saprai anche che è un fenomeno in grande espansione. Si sta occupando di indagini statistiche? Ho deciso di metterne su uno. Come dicevo poco fa alla tua dolce metà, a differenza degli altri dello stesso tipo, vorrei che questo avesse un alto contenuto redazionale. Ma per far questo, tu mi insegni, sono necessari giornalisti esperti, capaci. Insomma, sono qui per offrirti la direzione. Sto scherzando.
mai stato più serio in vita mia. E come le salta in mente di chiedere una cosa del genere proprio a me? È semplice. Ti ritengo un ottimo giornalista. E oltretutto sei esattamente la persona che stavo cercando. Ed è difficile che io mi sbagli sul potenziale di qualcuno. Beh, sì, è vero, ultimamente abbiamo avuto qualche piccolo dissapore, ma in fondo sono sciocchezze superate. Tanto più che ormai stiamo per diventare una grande famiglia, no? Le famiglie non si scelgono. Allora che mi dici? Dico che mi dispiace, ma questa volta ha fatto molto male le sue valutazioni. Quindi la tua risposta è no? Infatti, è no. Anche perché io non voglio avere assolutamente niente a che fare con lei. Ne prendo atto. Perfetto, asciutto. Che cos'era? Era una palla di sapone e calcare. Tutto imbabocchiato, ma abbiamo risolto. Tutto ma se non fossi venuto tu, oggi che è festa. Senti, lo vuoi un caffè? L'ho appena fatto. Quasi quasi, me lo prendo, va. Grazie. Sei riuscito a metterti in contatto con Ornella? Ma che, sta sempre col telefono staccato. Però ho parlato con Viola. Dice che praticamente si occupa lei di Patrizio quando lei, la madre, sta al corso. Beh, questo dovrebbe farti stare più tranquillo. Ma io veramente, giuro, avevo pensato di andare a Roma. Ma poi che fai? Che faccio? Che le dico a questa? Cioè, che ti amo, la famiglia è bella e cose, e poi sto confuso, non lo so, sto scocciato proprio. Che ti devo dire? Fai quello che senti. Dici tu. E allora quasi quasi, sai che faccio? Non ci vado. Sono sicuro che se vado peggioro le cose. Mi conosco, hai capito? Meglio che non vado. Senti, io tra un pochino vado al cimitero a trovare Rita, se vuoi venire con me. No, Giulio, non me la sento. Guarda, poi questi giorni non faccio altro che pensare a lei, veramente. Non è... Lo so, ti capisco. So quanto questa cosa possa farti stare ancora male. Guarda che incredibile. Io pensavo che col tempo la situazione, sai, mitigasse questa cosa. Invece... Che le persone a cui abbiamo voluto bene continuano a mancarci. Sempre i loro gesti, i loro pensieri. Ma poi sai com'è il dolore? Viene a ondate, quando meno te l'aspetti. Lo so, però noi dobbiamo vivere nel presente. Non possiamo continuare ad annullarci nei ricordi. Forse può darsi che, aiutando Caterina, tu hai cercato di liberarti di quel senso di colpa che hai nei confronti di Rita, ma tu non hai colpa. Il fatto è che io ero là, io avrei potuto aiutarla. Ma non avresti potuto niente. Scusami se te lo dico, forse sbaglio. Ma questo bisogno di aiuto di Caterina ti ha reso così vulnerabile. Sì, può essere. Ma non è solo questo. Maresciallo, non vi agitate. Se voi mi agevolate mettendo le mani così, con una bella spinta, io vado dall'altra parte del terrazzo e cammino sul cornicione, poi con un balzo felino entro nel terrazzo, apro la porta e vi faccio entrare. Con quel fisico. Maresciallo, io tenevo 10 all'elementare in educazione fisica. All'elementare? Vabbè, maresciallo, ma voi mi offendete però. Fatemi fare almeno un tentativo. È un problema mio e lo voglio risolvere da solo, va bene? Maresciallo, a finale, comandante, siete voi. Alzo le mani. Punto. Maresciallo, e fatevi dare almeno una mano. Aspettate. Mettete il piede qua. Ma siamo sicuri? Non è che ci facciamo male? Andate, state in mano all'arte. Io vi do una bella spinta al mio trivio. E uno. E due. Maresciallo, potete farlo un po' più leggero? Ma voi, la pina... Scusa. Oh, mamma mia. Maresciallo? Tutto bene, maresciallo? Pina, guarda, ti giuro che se chiami qualcuno ti stacco il naso a morsi. Non è aria. Volevo solamente farti due coccole, tutto qui. Me le fai un'altra volta, adesso devo lavorare, per favore. Ok, ho sbagliato a non dirti della pillola. Ma l'ho fatto per paura. Mi sono comportata da immatura, hai ragione.
Ma non volevo ingannarti, te lo giuro. Mi parli? Dimmi qualcosa, io ho bisogno di parlare con te. Vedi, purtroppo non c'è molto altro da dire, sai? Almeno per quanto mi riguarda. Scusami. Ma è una cifra enorme. Oddio, veramente, non posso accettarli. Oh, se te li ho dati è perché me lo posso permettere. Sì, ma chissà quanto tempo ci hai messo a risparmiare tutti questi soldi. E veramente non me la sento di toglierteli. Guarda che mi fai dispiacere, eh. E poi tu lo sai come la penso io. Nella vita bisogna imparare a prendere oltre che a dare. Sì, lo so, c'hai ragione, ma non è per qualcosa, è solo... Uè, t'ho detto che te li devi prendere e te li prendi, va bene? Ma non sto completamente a secco. No, ma quasi. E poi fra qualche giorno ci dovrò andare all'ospedale. Ne puoi avere bisogno, dai. Facciamo così. Lo consideri un prestito. Quando ce l'hai me li restituisci, d'accordo? Va bene, se è così allora li accetto. Li metto da parte per le rate del camion. Grazie, zia. Veramente grazie. Sei la persona migliore che conosco. Per arrivare da te non ho fatto neanche in tempo ad avvertire Teresa che stai qua. Io tanto qua sono di casa. Qua. Aspetta. Ti fa male? Abbastanza. Ma come ho fatto? Il mio super ero preferito a farti la bua, eh? Dovresti chiedere a quell'idiota del parcheggiatore. Senti, io ho un'idea eccezionale contro lo slogatore, sai? E qual è? È una tecnica infallibile. Ti fa passare ogni malanno. Senti, tu avevo preparato un pranzettino ai fiocchi. Beh, avremo occasione per stare insieme, no? Marescia, vi ho portato una tazzina di caffè, caldo caldo, l'ho appena fatto. Fino a tu mi devi dire come devo fare io a liberarmi di te, però me lo devi dire adesso. Ah, Marescia, questo è impossibile. Assaggiate, Marescia, assaggiate. Questa è la specialità di Casa Pinazzo, con scorzetta di limone annista. Signorina, quello vi favorite, prego. No, 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 per me no, grazie, anzi, io devo scappare, devo tornare al vulcano. Senti, Guido, io ti lascio in buone mani, eh? Sì, sì. E comunque grazie per averlo portato a casa. Figuratevi, è stato un vero onore. Sì. Vado. Ah. Mamma mia, e che se fa cagnacolore pure a dare al gente. E non maresciale, il mio non ci guarda senza malizia, no? Ma insomma, la volete assaggiare, sta squisitissima. Assaggiamo questa specialità. Dite la verità, maresciale, non è da lacrime agli occhi, ma eh? Ma c'è messo il veleno per i topi qua dentro. Come veleno per i topi? Ma non ci sei il caffè a orzo, che è? Buono, Marescia, buono. Tu sei proprio un pericolo pubblico. No, datemi, Marescia, non fate sforzo. Non posso fare qualcos'altro per voi? No. Vi porto qualcosa da mettere sotto i denti? No, no, non ho fame. Un giornale, una rivista, no. Un bicchierino di rosolo. Non mi serve. O vaggio sui cuscini. Aia, 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 aia! Ma ti giuro che se non te ne vai ti faccio venire a prendere con il cellulare, te ne devi andare. Per carità, usate il mio, Marescia. Ma non ho Pinazzo! Vattene! Ti prego, vattene, ti prego. Io credevo che col tempo sarei riuscita a dimenticarmelo, invece... Invece proprio non ce la fai. No. Cioè, mi sforzo. Però ogni volta che lo rivedo sto peggio di prima. Ma com'è sta storia? Già è normale? È normale, sì. Sai, l'amore è un sentimento così profondo che nemmeno noi riusciamo a controllarlo. Sì, lo so, ma fa malissimo. Ogni volta che lo rivedo sto a pezzi almeno per un paio di giorni. È il prezzo che si paga quando si tiene il cuore aperto. Senti, vuoi un po' di latte? No, 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 grazie. Ma forse sono solo una povera illusa, però... Però io non posso credere che lui non prova più niente per me. Dai, Filippo è un ragazzo così sensibile e generoso. E appunto, perché non si dà la mossa e cerca di riconquistarmi quello scemo? No, ma qualcosa l'ha fatta. Scusa, quando tuo padre ha avuto l'infarto, lui ti è stato vicino, mi pare. Sì, ma forse l'ha fatto solamente per pietà. Veramente non lo so, zia, io non ci sto capendo più niente. È tutto regolare. È l'amore che fa questo effetto. Devi essere forte, paziente e soprattutto ottimista. Ma io sono ottimista. Dalla faccia che hai non si direbbe proprio. E dai, fammi un sorriso dei tuoi. Ecco. Vedrai, Carmen, che uno spiraglio di luce arriverà presto anche per noi. Io credo che se lotti fino in fondo per qualcosa, alla fine lo ottieni. Carmen, l'amore vince sempre, su tutto. L'importante è che ci devi credere. Thank you.
Sì, certo, è interessante. Però preferirei non discutere con te né di questo né di nessun altro progetto. Spiacente, ma purtroppo siamo ancora soci. Questo è un problema facile da risolvere, ne abbiamo già parlato. E io ti ho già ribadito che le mie quote non sono in vendita. Sai quanto mi frutta il mio 49% alla fine dell'anno? Sì, purtroppo sì. E poi in questo momento le azioni Paladini sono in caduta libera. Solo un pazzo venderebbe. Chissà chi è stato a ridurre a carta straccia. Perché non la finisci con questo vittimismo? Ti sto proponendo un progetto valido che può fruttarci un sacco di soldi. Prova almeno a prenderlo in considerazione, visto che siamo soci alla pari. Beh, non proprio alla pari. Aspetta a me l'ultima parola. È per questo che sono qui. Purtroppo, tecnicamente, ho ancora bisogno del tuo consenso. Purtroppo? Stiamo parlando d'affari, Eleonora, non di rapporti sentimentali. Beh, fai bene a specificare i nostri rapporti. Potrei essere ancora confusa dopo la mia malattia. Sapevo che avresti fatto resistenza. È per questo motivo che ho deciso di coinvolgere nel progetto una persona di tua fiducia. E sarebbe? Michele Saviani. Sarà lui a dirigere il quotidiano. Ti arrendi a lui? Sì, sì, mi arrendo. Madonna, non ho mai riso tanto in vita mia. Senti, che dici se stasera... Mi sembra una bella idea. E allora mi metto subito in libertà. Chi è? Barbara, sei tu? Veramente so Guido. Guido, ma che fai qua? Raffaele. Allora? Grazie. No, l'importante è che la faccenda si sia conclusa. E dove l'avete trovata questa persona a quest'ora? Un amico di Pinato, una specie di fabbro, non so. Però Ciro ha detto ad Angela che è un esperto del settore. Immagino io quale settore. A demano a chi mi sono andato a mettere, va? Madonna Guida, non essere pesante. L'importante è che stasera ti puoi ritirare a casa tua. Vabbè, hai ragione. Almeno mi tolgo sta accappatoio di dosso. A proposito, un accappatoio. Ecco le tue nuove chiavi. E fai attenzione come le usi. Senti, ma questo cosiddetto esperto del settore, ma quando si è preso? Niente. Perché Pinaso ha detto che se la vedrà direttamente con il maresciallo. Stia, vado io. Ma ti fa ancora male? Mamma mia. Domani si va a fare una radiografia, Guido. Ma quando mai? Io stanotte ci dormo sopra e può darsi che domani quando mi sveglio è tutto a posto. Speriamo. Ancora tu? Signora, comandante. Marescia, io sono venuto un'altra volta per scusarmi per il danno che ingiustamente e scasualmente vi ho provocato. Vabbè, sei scusato, mo? Vattene. Per l'occasione mi sono permesso di portare un po' di materiale, tutto roba utilissima, attestata dalla comunità europea ed adattissima alla situazione. E dove l'avete presa tutta questa roba? Signor Diacono, mi meraviglio di voi. Che sono domande che si fanno queste, insomma. Guardate qua, questo, Marescia, questo. Per voi è ideale, voi la riempite di ghiaccio, la mettete sulla caviglia. Questo è un toccasana. Marescia, un toccasana. Ma è carinissima! E poi dopo, la potete anche usare per tenere in fresco il vino. Grazie. È quello che piace a te, Guido, guarda. Insomma, Marescia, mi perdonate, eh?
Ma come le è venuto in mente di coinvolgere Michele in questa storia? Perché lo stimo. Trovo che sia un ottimo giornalista. Senta, non mi prenda in giro. Cosa vuole fare? Lo stesso giochetto che sta facendo con me? E quale sarebbe il giochetto? Comprare gli altri. Peccato che Michele non accetterà mai di lavorare con uno come lei. Credo che tu lo stia idealizzando un po' troppo, questo ragazzo. Ricorda, tutti hanno un prezzo. E il suo ti assicuro che non è molto alto. Michele non farebbe mai una cosa in cui non crede. Lo vedremo. Tu pensi che sia un puro, uno tutto d'un pezzo. Ma io li conosco, quelli come lui. Chiamano orgoglio i propri limiti. Ma lei che ne sa? Ti sta tarpando le ali, Elena. Perché in fondo è lui che non ha il coraggio di spiccare il volo. Ok, la ringrazio, sì, se ho bisogno la chiamo io. Arrivederci. Erano le solite vendite promozionali, figurati.